Concludo io, come dire, anzitutto ringraziando l'amico e maestro Massimo Donà, ma sicuramente per la prefazione che ha fatto, che vale più del libro, molto probabilmente da quello che avete anche ascoltato con le parole che ha detto, quindi l'unico buon motivo per leggere il libro è cominciare da lì. E poi appunto vi dicevo per le parole importanti che ha speso, ma sia questa sera, ma veramente anche qua dentro, perché non è la classica prefazione di 10 righe che si fa senza aver letto il libro, no? Significa che qui ci ha sicuramente perso del tempo. Quindi dicevo, ho sentito delle cose molto interessanti. Ad esempio, una delle cose che condivido di più, che ha detto Massimo Donà, è l'idea secondo cui il poeta sarebbe colui che cerca di restituire la cosa in quanto vita. In quanto vita, sì, sicuramente, ma in quanto vita, ma allo stesso tempo anche in quanto morta, in quanto morte, esattamente tutte e due le cose assieme. Infatti Orfeo, sì, è colui che con il suo canto rivivifica, rimette in vita, in moto la natura che muore quando lui smette di cantare, da una parte, ma dall'altra Orfeo è anche e soprattutto quello che canta la morte. È quello che cosa canta Orfeo? Canta Euridice, Euridice è proprio simbolo per eccellenza di morte. E quindi queste due cose si contraddicono, non stanno insieme, no, non è vero, secondo me stanno insieme benissimo, perché appunto, come ci ha spiegato Massimo Donà, è questa capacità di stare sul crinale, di stare sulla soglia del poeta, quindi di cantare questa coappartenenza, questo confine indicibile tra vita e morte, che ci fa pensare, capire, questo lo spiega poi benissimo Rilke nelle sue elegie soprattutto, che la morte non può essere pensata come un passaggio, semplicemente come un passaggio. C'è la vita, poi c'è la morte e poi dopo c'è qualcos'altro che è la vera vita per chi crede oppure che è la non vita per chi è ateo. No, la morte non è questo, non è quella grande morte di cui appunto ci parla Rilke a proposito di Euridice. Il poeta, Donà ha detto qualcosa di molto simile, colui che sceglie di cantare appunto la negazione della differenza tra la vita e la morte, per come la intendiamo tradizionalmente, per provare a pensarle appunto in una indifferenza nuova che appunto sta sul limite del dicibile, dell'esprimibile. Ma Orfeo secondo me è anche qualcosa in più, infatti adesso ci abbiamo poi alla conclusione della serata e poi chiamo anche la mia cara amica Bianca. E vi spiego perché. Perché Orfeo, secondo me, ha in più questa capacità, questa visione del mondo che lo contraddistingue rispetto ai suoi contemporanei. Sono poche le figure, secondo me, ad esempio Achille, una figura che ha qualcosa in comune con Orfeo in questo senso. Ecco, Orfeo, al pari di Achille, è moderno e contemporaneo perché non solo canta la morte, ma non sa accettare la morte. A differenza dell'uomo greco, che tutto sommato ha una visione diversa rispetto a noi della morte, l'uomo greco convive con l'idea della morte, convive con l'idea che, appunto, come diceva Massimo Donà, la cosa è tale quando ha il suo compimento. Quindi la vita è tale quando si compie per l'uomo greco, non ha bisogno di un al di là, non ha bisogno di piangere, di angosciarsi, di tormentarsi e di creare tragedie per la semplice mortalità. La mortalità, dionisiacamente, come direbbe Nietzsche, insomma, è qualcosa che deve essere accettato, che fa parte della vita. La vita è così, sì, va bene, la voglio, dammene ancora, non c'è problema. Invece Orfeo no, Orfeo, come Achille che non sa appunto accettare la scomparsa dell'amata prima e poi dell'amico Patroclo, e per questo va a morire, Orfeo non sa accettare la perdita di Euridice ed è disposto a scendere nel profondo, è disposto a scendere negli inferi per andare a ripescarla. E poi Orfeo, appunto, come abbiamo detto, a un certo punto nella risalita si volta, abbiamo detto tutti si sono un po' fatti questa domanda sul perché Orfeo si sia voltato, Massimo Donà ci ha dato una bella lettura, perché voltandosi ecco che la cosa viene immortalata e quindi il poeta non più ci dice la vita e basta, ma ci dice anche la morte proprio nel suo voltarsi e guardare e far diventare l'oggetto un oggetto di uno sguardo teoretico.